Ciao a tutti, siamo collegati con Marianela Diaz di Free Assange Italia e ovviamente il motivo per cui siamo collegati è per la splendida notizia che ci è arrivata l'altro ieri notte che raccontava la liberazione di Assange. In realtà è stata una stranissima liberazione, perché è stata una liberazione di una persona che si è dovuta sottoporre dopo la liberazione a un processo ad essere condannata a 5 anni di galera, che è una cosa molto strana, insomma, veramente a raccontarla così non ha né capo né coda, ma è quello che è accaduto, e non è accaduto solamente quello. Intanto volevo chiederti, se tu hai notizie fresche di quello che in questo momento sta facendo Assange, cioè se sono arrivate comunicazioni da parte della moglie Stella Morris. Ciao, salve a tutte. No, di notizie fresche non abbiamo più successivamente alla conferenza stampa che hanno fatto ieri, durante la quale Stella ha detto: vi chiediamo per cortesia di darci del tempo per farlo riprendere, per farlo riabituare alla libertà. Ha chiesto lei, insomma, privacy affinché lui si potesse riprendere non solo fisicamente ma anche per ritrovarsi con la famiglia. Quindi io mi immagino che sia anche fisiologico questo insomma, questa pausa, insomma, ci ricordiamo anche quando Nelson Mandela, che aveva avuto aveva subito una detenzione similare, anche lui ebbe un lungo periodo di transizione per ritornare alla vita civile, alla vita normale. Tanto chiedo scusa per il rumore, per tutto quanto, ma io in questo momento sono in viaggio, sto andando verso sud, dove avrò una serie di eventi, insomma, questo fine settimana e così via. Comunque, detto questo, Assange è stato liberato perché ha dovuto accettare un accordo, che è un accordo che assomiglia più che altro a una condanna della libera informazione più che un accordo. Non lo so, voi come avete, diciamo, essendo persone che più di ogni altro si sono spese in favore di Assange, soprattutto come punta di un iceberg, di una battaglia per la libertà di informazione, come vedete l'accordo che ha fatto Assange? Se avete anche delle, non so come dire, le reazioni del resto dei vari movimenti che nel mondo si sono battuti per la sua liberazione. Sì, in questo momento ti sento un po' a tratti, però se ho capito bene quali sono le nostre impressioni. Le sensazioni che abbiamo avuto, cioè dopo un momento iniziale di gioia, è stato di preoccupazione, però di preoccupazione soprattutto per il giornalismo, perché il fatto che Assange, che non essere colpevole di giornalismo, è come dire. È veramente mettere quasi una pietra tombale sul futuro del giornalismo. Infatti lo ha detto anche Stella Assange, cioè noi dobbiamo continuare a lottare perché questo non sia un precedente. Se non faremo nulla, se dovessimo come dire, arrenderci alla dichiarazione alla quale Assange è stato forzato, significa accettare che il giornalismo non può continuare ad esistere e che d'ora in poi chiunque esca dai binari dettati dal potere subirà la stessa sorte. Sicuramente diciamo che la lezioncina e l'avvertimento mafioso è stato già lanciato ed ha già avuto il suo effetto, altrimenti non avremmo riscontrato tutti gli attivisti di tutto il mondo, gli attivisti anche di altri gruppi d'Italia. Abbiamo tutti riscontrato tantissima fatica per poter riuscire a portare persone conosciute a schierarsi a favore di Assange. Non tutti hanno avuto la prontezza tua, il coraggio tuo di Franco Fracassi, di dire sempre sì.
sì, ci sono. Abbiamo avuto più volte anche recentemente manifestazioni di solidarietà ad Assange. Sì, sono con lui, che ingiustizia che sta subendo, però io devo lavorare, quindi sì, vi appoggio, ma non mettetemi la faccia. Cioè, ci sono persone che sono anche venute e hanno detto: per favore, non condividete la foto. Allora scusami, che sei venuto a fare per condividerla magari in un secondo momento, non lo so. Però ha detto appunto bene Stella, dobbiamo lottare affinché il primo emendamento venga modificato e soprattutto perché non rimanga, cioè non sia un precedente il fatto che il giornalismo sia una colpa, non può essere una colpa, anche perché ricordiamo sempre per cercare di mitigare, non si può, di correggere le aberrazioni che hanno detto i detrattori di Assange anche in questi giorni. Cioè Assange è un giornalista, Assange non ha rubato delle affermazioni, lui ha dovuto ammettere di aver cospirato, ma lui non ha cospirato. Come ha detto bene ieri Peter Gomez, lui ha fatto quello che fanno tutti i giornalisti, no? Ovvero raccogliere delle informazioni, raccogliere delle fonti, raccogliere delle notizie da parte di persone che non sono delle spie, per quanto magari possa non essere lecito quello che le fonti fanno. Il giornalista che cosa fa? Raccoglie queste informazioni e le pubblica. Cioè, questo è quello che fanno tutti i giornalisti. Quello che ha inventato Assange è il metodo per raccoglierle, no? Ovvero il poterle raccogliere in totale sicurezza, che ha spaventato ovviamente il potere. Ma è normale quello che ha fatto e non può essere una colpa. Quindi non capisco come facciano a non preoccuparsi anche quelli che hanno il Ma poi contratto sicuro e avete la poltrona calda. in questi giorni siete entrati in contatto con le varie associazioni come il oddio, come si chiama? Il Committee to Protect Journalists oppure il Reporters Sans Frontières o cose di questo, cioè associazioni di questo tipo che si battono per la libertà e la sicurezza dei giornalisti oppure non li avete ancora sentiti? Allora, noi come Free Assange Italia, no, non so se gli altri gruppi lo hanno fatto, sono altri gruppi molto attivi come il Comitato di Milano, come Free Assange Napoli, che sono molto, molto agguerriti, Free Assange Bologna, sono tantissimi gruppi. Non so se l'hanno fatto e non credo, però sicuramente in questi giorni stiamo discutendo se scioglierci o meno, perché come però abbiamo un dubbio, appunto, volendo raccogliere il pello di Stella, sicuramente dovremo fare quello che tu stai dicendo, ovvero entrare in contatto con queste grandi associazioni e cercare di batterci per salvare il giornalismo. Abbiamo salvato l'uomo, adesso dobbiamo salvare il giornalismo. Se concordi. Per caso sapete se al di là del, diciamo, dell'accordo che prevede il processo che c'è stato, la cancellazione di tutti i file sugli Stati Uniti che non sono ancora stati pubblicati, e ricordami se c'è qualcosa, il fatto che lui non possa mettere piede negli Stati Uniti non so se ci sono altri punti dell'accordo, ma a voi risulta per caso se esiste, cioè, qualcosa che di non detto, cioè se l'accordo, se vi è arrivato qualche voce così, se l'accordo va anche oltre, oppure Assange è realmente libero da questo momento in poi di fare quello che gli pare, a parte queste cose? Sappiamo anche che gli viene impedito di fare accesso ai documenti che riguardano il suo caso, no? Lui non può, insomma, non potrà aprire un FOIA, no? Ah, sì. Ma qualcun altro può fare Esatto. accesso a questi documenti o solo lui no? E infatti Stefania Maurizio ha detto: io continuerò in questo senso. Perché lui non può farlo, ma altri lo possono fare. Quindi almeno questa è la dichiarazione che ha fatto via social Stefania oggi o ieri, insomma, che è molto importante, perché se lui non lo può fare, qualcuno potrà scoprire, insomma, No, ma sarà perché molto una difficile, cosa del perché genere sembra, scusa Maranela,
una cosa del genere sembra come quando si dice non entrate in quella stanza, insomma, cioè il Esatto. cadavere, cioè, Sì, siete, esattamente. nel senso che dire non puoi indagare su cosa, come noi abbiamo preparato il caso, è come dire l'abbiamo fatta talmente zozza che non puoi mettere le mani qua dentro. Non so, io l'ho vista in questa maniera, non so come l'avete interpretata voi. Sì, assolutamente sì. Infatti ci ha un po' colpiti questa, anzi, ci ha parecchio colpiti questa affermazione, cioè che cosa dovete nascondere? Se il colpevole, secondo loro, è lui, allora voi che cosa nascondete? Perché non si può sapere? No, è ovvio, insomma, ci ha lasciati un attimo interdetti. Mi confermi che erano circa 2 mesi che si stava trattando, oppure no? Allora, ha detto Stella che era da parecchio che stavano trattando. Io mi ricordo che cioè, ultimamente sia lei che il padre di Assange erano insolitamente ottimisti e mi ricordo che fece una dichiarazione che mi fece un attimo riflettere, insomma, prima di Natale, parlava di Assange e del figlio a casa, no? Io ho detto, boh, che strano, però era veramente molto, 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 come dire, ottimista e comunque sicuramente prima di, insomma, di 2 mesi. Penso, e se ci ricordiamo anche o nell'ultima o nella penultima udienza, per l'ultimo appello presentato, per l'istanza di appello, insomma, presentata dai legali, Stella che il padre parlavano che poteva essere liberato. Quindi la trattativa, a parte che è una trattativa talmente complessa e di una portata talmente grande che sicuramente 2 mesi non basta, dai, lo sappiamo, chiunque abbia un attimo di esperienza in trattative sa che 2 mesi non sono niente. Ma chi ha fatto il primo passo? Cioè, è stato l'amministrazione Biden oppure gli avvocati di Assange hanno detto, beh, trattiamo, troviamo una soluzione? Ah, questo non lo so, Non lo sai, questo questo non non lo l'avete chiesto. so e non so se sia ancora, insomma, se sia già nota questa cosa, non ho idea, però so che gli ultimi sviluppi, soprattutto in vista dell'udienza del 9 luglio, che poteva essere, insomma, favorevole a Assange, insomma, gli Stati Uniti hanno un attimo accelerato. Questo non so se ha detto ieri Stella Ah, o ecco, quindi Jennifer il Robinson. 9 luglio ci sarebbe stata un'udienza che probabilmente avrebbe fatto, diciamo, vincere la causa d'Assange. Questo sta dicendo? Da Scusa, Assange. non è saltata la linea, non ti si è sentita. Siamo ancora in onda e non ti vedo. Ecco, adesso ti rivedo. Se hai detto qualcosa, ti prego di ripetere perché mi hai perso per Dicevo qualche che secondo. io questa cosa qui non la sapevo, cioè il 9 luglio ci sarebbe stata un'udienza che probabilmente avrebbe dato ragione ad Assange, è possibile? Allora, probabilmente cioè nulla è sicuro, ma ovviamente gli poteva dare o ragione o torto, no? Anche perché ricordiamoci che come dire, già è un paradosso il fatto che i legali di Assange debbano combattere per dire che gli Stati Uniti non sono un paese credibile perché le promesse non le mantiene, perché gli Stati Uniti non applicano il primo emendamento, cioè non avrebbero applicato il primo emendamento perché l'Espionage Act non lo contempla, che la Funziona, non è applicabile a cittadini stranieri, cioè sono tutte cose che sicuramente in Italia non avverrebbero perché comunque noi ci lamentiamo molto della nostra giustizia, ma sono cose che dalle parti nostre non sono né in cielo né in terra, insomma. Quindi c'era la possibilità o remota o concreta che, insomma, che venissero accolte le ragioni della difesa di Assange e questo appunto ha accelerato la. Perché lui non ha aspettato 10 giorni allora? Perché non era niente detto, perché non c'era niente, insomma, niente di Quindi hanno scritto. fatto una specie di scommessa a giocatori di poker, cioè
Detto è No, ma io tieni. penso una cosa, siamo in campagna elettorale Sì. e chissà che cosa contenevano quei file e forse avevano anche fretta di cancellarli. No, questo l'ho capito, però dico, diciamo da parte dell'amministrazione Biden, gli si è fatta una sorta di offerta da giocatore di poker, cioè tu tra 2 settimane potresti aver ragione, però non lo sai, allora io ti offro questa cosa o prendere o lasciare adesso. No, ma non sappiamo se sono stati loro ad offrirla. Cioè, questo è Ah, non si sa stato. nulla, quindi. Non, questo non si sa se sono stati loro. Cioè, chi ha offerto cosa? Sappiamo solo che cosa gli è stato imposto a Assange adesso. Cioè, cioè più che imposto, a che cosa è stato costretto Assange insomma, a sottoscrivere. Ascolta, allora ci sono 2 cose su cui leggendo in giro diciamo, le reazioni delle persone su cui sono stati espressi dei dubbi e vorrei, non so se tu sei in grado di fugarli Speriamo. oppure no. Il primo, molte persone dicono, hanno visto l'immagine di Assange e dicono, ma però sembra abbastanza informe e anche abbastanza rotondetto. So che almeno così mi hanno riferito che l'hanno imbottito di psicofarmaci per fargli passare, diciamo, per lo shock della liberazione, del contatto con altre persone e tutto quanto il resto. E questo potrebbe, diciamo, averlo reso un po' più grassottello di quello che era. È così, non è così? Cioè, hai notizie sul suo stato di forma? Allora, Assange sicuramente era da parecchio, anche già quando stava nell'ambasciata dell'Ecuador, in un grave stato depressivo. Sicuramente lui è giunto a chiamare più volte al giorno quell'associazione di samaritani che si occupano dei detenuti che si vogliono togliere la vita. Quindi sicuramente gli hanno dato degli antidepressivi, anche perché insomma, Assange adesso l'abbiamo visto un po' cicciottello, ma in una delle pochissime immagini dentro Belsmarsh di qualche tempo fa era magrissimo. Quindi sicuramente lui ha avuto una terapia non da adesso ma da prima. E poi basta guardarlo come guarda. Io ieri stavo guardando 60 Minutes di 11 anni fa, oltre al fatto che era molto in forma, anche molto attraente, aveva uno sguardo sicuro e insomma adesso vedere come sbatte gli occhi, che era una cosa che fece notare anche Varoufakis quando andò a trovarlo una delle ultime volte, disse che guardava a destra a sinistra, che è un classico atteggiamento di chi subisce tortura psicologica. Io non ti vedo più, eccoti. Quindi sicuramente è quello. E poi c'è un fatto, come abbiamo letto nell'articolo, quello di Glass che fece a dicembre quando andò a trovarlo a Belmarsh, disse che il mangiare di Belmarsh era veramente pessimo, ma veramente pessimo. Merendine, schifezze varie, immangiabili. Cioè, non che il mangiare britannico normalmente sia buono, però, mi scusi i britannici, però insomma. E quindi se uno somma queste due cose, insomma, si sa che danno, insomma, e poi il fatto che insomma, stando 23 ore dentro una cella di 3-2, se mangi schifezze o sei imbottito di psicofarmaci, è ovvio che prendi peso, insomma, Diciamo che potremmo non dire penso che l'hanno proprio messo in niente. sesto perché se fosse uscito in barella sarebbe stato più grave che se fosse che se Ah avesse sì. vinto la causa un altro po', quindi avevano Ah bisogno di sì. E quell'immagine. poi non ricordiamoci che Assange non ha potuto presenziare all'udienza del 20 e 21 febbraio perché si era rotto una costola a furia di tossire. Cioè, a parte che vuol dire che ha le ossa con un'osteoporosi assurda, e secondo vuol dire che aveva una tosse veramente poderosa. Quindi, insomma, anche se l'aveva imbottito sua salute, insomma, si sa, è stata appurata anche da commissioni e di medici, è in condizioni Certo. pessime. Allora, ascolta, l'altra cosa che molti hanno contestato è il fatto di questo volo che lui è stato, se capisco bene, lui è stato costretto a prendere un volo privato.
gli hanno impedito di Sì. salire su un volo di linea, no? Esattamente, E il volo esattamente. privato, scusa, però magari non ne hai idea, ma 520 mila dollari non sono un po' tanti per un volo privato, fino È alla, capito? possibile, È ma un io non contrario. so se l'aereo lui l'ha potuto scegliere o gli hanno imposto quell'aereo. Sicuro lui ha avuto il divieto di prendere un aereo di linea, però appunto non so se lui sia stato assolutamente costretto a prendere quell'aereo e quel tipo di volo. Quindi, però noi intanto, insomma, tutti i soldi che ci abbiamo in casa e quello che raccoglieremo da qui a martedì, insomma, lo devolveremo al crowdfunding insomma, della famiglia per ripagare il volo Ecco, anche loro. a proposito di martedì, allora martedì 3 luglio Mercoledì 3 ci luglio. sarà, è il compleanno di Assange e state organizzando una grande festa, è vero? Esattamente, una festa e stanno aggiungendo, dopo anni di difficoltà, stanno aggiungendo un sacco di adesioni. È la quarta volta che rifacciamo la locandina e la faremo presso Latte Bookstore, che è quello spazio, quella libreria, quello spazio di co-working che sta alla città dell'Alta Economia, insomma, dietro l'ex mattatoio, in fondo sulla destra, dove c'è un'edicola che è dedicata solo a libri di attivismo di Salvatore Barbara, e nel giardinetto antistante, dove tu, nell'occasione della tappa romana, Battista, Scusa, anzi, devi ripetere porta perché anche i tuoi sei, libri. scusami, per 20 secondi sei saltata, quindi se ripeti in occasione della tappa Allora, romana. della statua Anything to Say, dove tu hai fatto la presentazione del tuo libro, no? Dei tuoi libri dove hai parlato di informazione, lì in quel giardinetto lì faremo la festa, ci sarà un collegamento anche con Germana Leoni e staccheremo i nostri striscioni in cui chiedevamo la libertà per Assange, perché la libertà l'ha finalmente raggiunta, a caro prezzo, ma l'ha raggiunta. Insomma, faremo questa festa di compleanno, ma sarà anche un momento di riflessione. Parteciperanno molte personalità del giornalismo, dell'informazione e della politica, perché Assange è libero, ma il giornalismo non è ancora libero. Quindi è una battaglia che dobbiamo continuare a portare avanti. Non credo che la porteremo avanti come Free Assange Italia, ma sicuramente continueremo a impegnarci tutti quanti, perché il giornalismo in questo momento, come tu ci insegni, come tu ci hai insegnato prima di tutti, è in grave pericolo. E quindi non è finita, purtroppo non è finita. Allora, ripetiamo, la festa è martedì 3 luglio alle. Allora, mercoledì 3 luglio, a partire Ma è dalle ore mercoledì 3 luglio, 19. mercoledì 3 luglio. Mercoledì 3, esatto, in largo Dino Frisullo, nella libreria Latte Bookstore, alla città dell'Altra Economia, in fondo a destra. Entrate con la macchina dentro la città dell'Altra Economia, perché A davanti alla libreria testaccio, c'è a Roma. A parcheggio. A che testaccio, ora? a Da Roma. che ora a che A ora? partire dalle ore 19, finché ne avremo le forze. Va bene, no, è Ci sarà anche importante ripetere queste musica. informazioni, Sì, sì, altrimenti. sì, sì. Per cui, se si è romani, andateci, se non si è romani, insomma, è l'occasione per andare a Roma, perché è Esatto. importante festeggiare. Al di là di festeggiare, ci sarà, immagino, tanto da festeggiare, sarà una festa molto appassionata e divertente, ma soprattutto è l'occasione per far sentire la Riflettere. voce, perché paradossalmente la liberazione di Assange ha segnato quasi un colpo mortale o quantomeno una ferita gravissima alla libertà di informazione. È un paradosso, ma purtroppo è Sì. accaduto questo. E Esattamente. la tua immagine è saltata. Io spero, mi scuso con tutti quanti coloro che sentono questo rumore di sottofondo, che vedono le immagini saltate, noi frizzati, che insomma, ascoltano e vedono male tutto quello che è accaduto nel corso di questa intervista, ma purtroppo io sono in viaggio e l'unico modo che avevo per fare questa intervista era questo, quindi mi scuso per il disagio. Intanto ti ringrazio. Allora, Marianella è stata il motore di tutto, non l'unico, però insomma, il motore principale, quello che ha trainato gli altri di tutta quanta la lotta per la liberazione di Assange in Italia.
Quindi intanto diciamo ti ringrazio a nome di tutti quelli che credono No, no, grazie a te nella Franco, libertà grazie a di te. informazione. No, no, io non sono stata il motore e siamo stati in tante Sì, siete città tantissimi, a muoverci, siete però guarda che veramente siamo tanti. partiti da te, Franco, siamo partiti da te, quindi te l'ho già detto più volte, se ricordi il primo evento sull'informazione abbiamo fatto insieme al Teatro Avorio, ti ricordi Ah, ormai, sì. insomma, 10 anni fa, teatro pieno, in braccio ai lupi, ma il teatro era stracolmo, non c'era un buco, quindi abbiamo... Franco, quindi grazie a te veramente che anche perché i supporter e gli attivisti più bravi e agguerriti sono tutte persone che seguono che hanno cominciato facendo attivismo seguendo te e le tue pagine e questa non è una captatio benevolenze, è vero. Quindi insomma continueremo insomma seguendoti e impegnandoci perché appunto come tu ci hai detto più volte il giornalismo è in serio pericolo. Quindi, grazie Franco per tutto quello che hai fatto. Vabbè, adesso mi nascondo. È vero, è Vabbè. vero. Non è colpa mia, è colpa tua. Comunque, grazie mille a tutti quanti e scusate per questa diretta surreale, anche perché è la prima volta che la faccio in vita mia, una cosa del genere, quindi le mie capacità sono molto limitate da questo punto di vista. Ciao a tutti e grazie ancora Marianela. Ciao, grazie. Ciao Franco, ciao a tutti.